Onorevole Moscat, la situazione a Roma sembra alquanto strana. Insomma, si dimette il presidente Bersani, la Bindi, ma che sta succedendo? Sta succedendo che c'è una situazione di particolare crisi. È chiaro che in una vicenda come questa il Partito Democratico doveva, sicuramente la sua classe dirigente doveva dimostrare un po' più di responsabilità, questo non è successo. Adesso stiamo provando a trovare una soluzione che sia condivisa con il Parlamento e che possa essere rappresentativa di tutti. È chiaro che si entra in crisi, adesso c'è bisogno di fare, intanto di eleggere subito un Presidente della Repubblica, dopodiché di avviare una fase di cambiamento all'interno di questo partito in maniera complessiva, partendo dai territori per salire fino a livello nazionale. Diciamo che c'è bisogno di lanciare un nuovo rinascimento del Partito Democratico. Lei parlava di un nome condiviso, ecco, Prodi sicuramente non lo è stato. Marini sembrava, insomma, in qualche modo essere condiviso dalla PDL. Come mai, parte del PD non ha votato Marini? Che diciamo che Marini è nato da una scelta, da alcune, è la metodologia che non è piaciuta a molti del Partito Democratico per come è nata e perché comunque la base del Partito Democratico, i territori, i circoli, la gente non lo vedeva come il suo leader. Per quanto riguarda il segretario del partito, si va verso Renzi? Questo non è detto, si apre una fase per cui sarà nuova, io ripeto, secondo me si apre la fase del rinascimento, dopodiché si deciderà chi sarà il segretario del partito. Qui in una situazione così complicata in cui diciamo, un partito ha visto 101 persone che dopo aver votato favorevolmente alla riunione di gruppo si sono poi permessi e presi la briga di non votare quello che avevano prima votato in maniera favorevole, quindi stiamo parlando di Prodi, dobbiamo andando a vedere di chi sono le responsabilità, perché sicuramente io Prodi l'ho votato e l'ho votato convintamente perché avevo manifestato all'interno del gruppo di voler votare Prodi e di accettare quella decisione e poi l'ho votato in Parlamento. Onorevole Bosco, la vostra posizione qual è sul Presidente della Repubblica? Ma la nostra posizione rimane sempre la stessa, cioè quella di individuare un nome che possa essere condiviso, che unisca la politica, ma che unisca soprattutto il Paese e gli italiani in un momento così difficile di emergenza socio-economica. Il Partito Democratico ieri si è dimostrato il solito partito, i soliti, permettete di dire, comunisti che hanno anteposto con la candidatura di Prodi i propri interessi di partito all'interesse dell'Italia, hanno preferito compattare nella loro logica il proprio partito più che compattare l'Italia, ma il risultato è stato disastroso perché hanno bruciato anche la candidatura di Prodi, al quale sono mancati più di 100 voti del suo stesso partito, della sua coalizione, quindi ci ritroviamo con una sinistra e con il Partito Democratico in frantumi. Per quanto ci riguarda però la posizione nostra continua a rimanere chiara, siamo per un governo di responsabilità e siamo soprattutto perché si eletta un Presidente della Repubblica che sia più condiviso possibile. Bersani e il Partito Democratico non possono pensare di comportarsi come se avessero vinto le elezioni, hanno sempre dichiarato che se avessero vinto col 51% avrebbero governato come se avessero preso il 49% dei voti, invece hanno preso soltanto il 25% dei voti, non ci ha occupato la presidenza della Camera, la presidenza del Senato e hanno provato ieri ad occupare anche la presidenza della Repubblica. Per fortuna degli italiani la candidatura di Prodi è andata male, il Partito Democratico è allo sfascio, si è già dimesso Bersani, si è già dimessa la Bindi. Noi responsabilmente, così come da sempre affermato in questi 60 giorni al Presidente Berlusconi, vorremmo occuparci dell'Italia e per questo chiediamo un governo di larghe intese, ancor prima un Presidente della Repubblica che unisca il Paese e che sia condiviso da quanti più parlamentari e partiti politici possibili.